Davide Caparini, che cosa ne pensa del progetto del governatore Roberto Maroni per quanto riguarda la modifica sulle province della regione Lombardia, creando queste fasce e quindi per la Valle Camonica si prospetta un ingresso in una fascia montana, insomma. Lei che cosa ne pensa di questo cambiamento? Beh, l'obiettivo è di dare ai cittadini i migliori servizi possibile, nel miglior modo possibile, al minor costo possibile. Quindi si tratta di identificare delle aree omogenee. È evidente che Val Camonica e Valtellina hanno più cose in comune rispetto alla Val Camonica e la Bassa Bresciana, e quindi la Regione Lombardia, che deve trovare degli strumenti efficaci proprio a favore, a servizio dei cittadini, non fa altro che identificare delle aree omogenee dal punto di vista economico, dal punto di vista anche geografico, in modo tale da fornire servizi appropriati. E la conseguenza inevitabile della riforma, ma questo l'avevamo già detto più di 2 anni fa, quando Del Rio propose la modifica delle province, sarebbe stata inevitabile arrivare a questo punto. Sostanzialmente il progetto del governatore Maroni che cosa propone per la Valle Camonica? Beh, fare quello che abbiamo già fatto per la SL, ovvero di identificare una vastissima area con caratteristiche comuni, quindi una provincia montana, in questo caso Valtellina e Valle Camonica, che hanno gli stessi tipi di problemi da risolvere e quindi le stesse soluzioni da adottare per fornire il miglior servizio possibile ai cittadini. L'abbiamo fatto per la sanità, che è la cosa più importante, anche laddove la Regione Lombardia investe di più, per stare più vicini ai cittadini. È ovvio che un ospedale in montagna, che sia a Sondrio o che sia a Esine, ha delle necessità ben diverse dall'ospedale civile di Brescia o da quello di Chiari, e quindi è per quello che dobbiamo identificare soluzioni diverse e dare anche degli strumenti legislativi istituzionali adatti.